Ciao a tutti e ben ritrovati in Venimecum, dove, come suggerito dal titolo, andremo a parlare dell'estinzione dei dinosauri e lo faremo rispondendo alle domande che mi sono state poste da Capitan Vin, che mi chiede: cosa ne pensi dello smilodonte? Credi sia possibile anche la sua esistenza in Siberia o che si sia estinto in tempi non troppo lontani da oggi? Dopotutto viveva nello stesso ambiente del mammut e nella stessa era. Allora, per poter rispondere a questa domanda, bisogna prima capire come sia nata la teoria dell'estinzione. Allora, noi sappiamo, perché ci viene insegnato ancora oggi, che la Terra è una sorta di palla compatta. Ciò significa che al di sotto del nostro piano terreno non c'è nulla. Però nel corso del tempo, scavando nel terreno, sono stati rinvenuti i resti di queste strane creature e dato che più se ne trovavano morte e meno se ne trovavano in vita, cioè quasi nessuna, si è giustamente giunti ad un'unica conclusione, e cioè che queste creature si erano estinte. Ora, per cercare di spiegare in che modo si siano estinte, le possibilità sono infinite. Mentre se abbracciamo l'idea dell'esistenza di questa terra cava, allora le possibilità scendono a due. E cioè, o queste creature vivevano sul nostro piano terreno e poi, a causa magari di cambiamenti climatici o a causa di una caccia sfrenata condotta dall'uomo, queste creature abbiano deciso di migrare in questa terra cava, dove, a seconda se siano riuscite a trovare un ambiente favorevole alla loro sopravvivenza, allora sono sopravvissute, altrimenti si sono estinte. Mentre la possibilità numero due è che queste creature siano in realtà originarie della terra cava e che nel corso del tempo alcuni esemplari sono riusciti in qualche modo a salire sul nostro piano terreno, dove, avendo trovato un ambiente non favorevole, sono morte. Ora, se vediamo la situazione sotto questo punto di vista, alla domanda "credi sia possibile la sua esistenza in Siberia?", questo dipende, cioè basta che un solo esemplare venga rinvenuto in Siberia per poter stabilire che in un certo periodo storico quell'esemplare si è trovato in quel luogo. Poi come ci sia arrivato e cosa l'abbia ucciso sono altre questioni. Mentre alla domanda "credi che si sia estinto in tempi non troppo lontani da oggi?", la domanda è sempre "potrebbe" e "non potrebbe". Cioè tutto dipende se questo esemplare è riuscito a trovare un ambiente favorevole alla sua sopravvivenza. Se c'è riuscito è ancora vivo, se non c'è riuscito si è estinto. Bene, detto questo non mi rimane come sempre che ringraziarvi per l'attenzione e vi do appuntamento nel prossimo Venimecum, dove andremo a parlare di un nuovo argomento. Quindi grazie ancora e vi aspetto nel prossimo video.